Nome, cognome e nome d'arte. Allora, Fabio Bortolotti in arte Kenobit. Sicuro? Perché vuoi nome e cognome? Non preferisci zio? Zio, dai. 34, sì, 34, quasi 35. Sì, ce l'ho. Ho una certa età. 28 anni. Professione. Nerd, traduco videogiochi, suono il Game Boy. Faccio i fumetti buffi e i video ogni tanto. Come hai conosciuto Mario Kart? Io non avevo Super Nintendo, io ero un ragazzino Sega e quando ovviamente però avevi l'amico che aveva l'altra console, quindi passammo un'estate con il Super Nintendo e a un certo punto arrivò Mario Kart per Super Nintendo. No, il primo gioco è stato Double Dash su GameCube, perché il Nintendo 64 non l'ho mai avuto. Invece Super Nintendo ce l'avevo, però Mario Kart non era uno dei 5 giochi che avevo. Qual è il tuo personaggio preferito? Quindi in questa versione sto usando Roy. Su DS usavo Yoshi. Cerco di usare Luigi anche perché è una persona che ha in realtà un sacco di rancore dentro di sé, lo capiamo anche negli episodi di Superstar Saga, no? Se Mario Kart fosse una canzone, quale sarebbe? A seconda di come la vuoi interpretare, può essere o qualcosa di furibondo e moralmente questionabile, tipo alcune band death metal o black metal finlandesi, che tra l'altro no, sono delle band così belle che non so neanche se è appropriato dire, no, tipo gli Impaled Nazarene. Banana Pancakes di Jack Johnson, perché ci sono un sacco di banane. Quale personaggio del mondo dello spettacolo vorresti poter sfidare a Mario Kart 8 Deluxe? Giovanotti, mi sembra un tranquillone a cui piacciono i videogiochi e i fumetti. Beh, in realtà dovrebbe essere uno adatto alle seratine Mario Kart che stiamo organizzando e quindi... Ah, vorrei giocare a Mario Kart con Aphex Twin. Come pensi di piazzarti? Io sono molto più bravo a giocare contro le persone, non a fare i fantasmi. Quindi, non so, penso che vincerà lui, perché lui magari si allena un sacco e poi mi batte, perché comunque già nel torneo eravamo lì lì, quindi a me piace tirare i gusci e le banane, quindi se non lo posso fare, secondo me ho un handicap non da poco. Credo che mi piazzerò malissimo perché da due generazioni, Mario Kart 8 e Mario Kart 8 Deluxe, vado in moto, uso le moto e quindi già il fatto che che mi obblighiate a usare un kart, la vedo dura. Di qualcosa al tuo rivale. Ciao Fabio, mi piace la tua musica, ma la unica musica che sentirai è quella dell'esplosione del gush blu. Bah, tendenzialmente vi voglio molto bene. Poi quando sarà il momento di giocare, ma visto che siamo in time trial, c'è solo sport e rispetto competitivo. Ora vediamo le vostre performance.
Ha vinto Sio, complimenti. Evviva, ho vinto. Grazie per l'intervista, ragazzi. E voi continuate a seguirci sul canale YouTube, sul sito www.nintendon.it e sul canale Discord. Alla prossima!